pagherai in casa! Forza, possiamo fare di meglio! Senza pietà! Cos'è questa roba? Sei ferito! Finirete tutti in prigione e ci resterete a lungo se siete esperti di evasioni come di effrazioni. La mia paura dell'altezza non è svanita, ottenuti i poteri. Per superarla ho dovuto arrampicarmi sull'Empire State Building. Serve assistenza ai civili coinvolti in un grave incidente. Servono agenti in zona Tenderloin. Passo. Ci sono! Quasi! Ok, sono tutti in salvo. Meglio andare, al resto penserà chi di dovere. Ora non posso, Spider-Man. Ho una riunione importante. Sentito Jameson? Parabbia perso. Ci scattiamo un selfie. Ehi, ti piace? Guarda così, campione. Sì. È lui! Mi fai un po' paura, sai? Sei contro luce? Suonerà banale, ma sei il mio eroe. Spy su, sei. Qua va la criminalità. Ehi, aspetta. Parli la nostra lingua? Hai attaccato tu lo zaino sul mio palazzo. I condomini si sono lamentati. Vogliono portarlo via. Se ne occupa Spidey. Non puoi scappare, ma abbiamo già abbastanza problemi senza di te. Non lo so, 10:34, c'è un'aggressione in corso. Richiesto intervento a Union Square. Ho provato a consegnare pizze dondolandomi con le ragnatele. Era un fulmine, ma frullavo le pizze. Mia madre. Sembra che Hammerhead si stia espandendo. Levati dai piedi, Spider-Face. Aggressione in corso. Devo fermarla. E vuoi anche tu, Spider-Man? State pogando? Grandioso! Ah!
Lasciaci deludere, Spidey! Capisco l'ironia, ma spero di avervi insegnato che non si picchia la gente. Ragnatele ascellari. Pensavo mi avrebbero aiutato a planare, ma non hanno mai funzionato. L'aspetto non era male. Per questa sera Doc sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. La laurea. Quanto tempo è passato? Fu Doc a seguire il mio stage e a insegnarmi che si può fare del bene anche con indosso un semplice camice, non una calzamaglia. Forse anche di più. Doc ha compiuto significativi progressi nel corso della sua carriera, ma la Oscorp gli ha sempre rubato la scena. Stavolta andrà diversamente. Parker! Dottor Octavius! Che cos'ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah... Certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo. Resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico, Otto. Ragno bianco, eh?
permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Richiedo intervento per un'effrazione. Reato in corso nel West Village. Ehi, un furto con scasso vecchio sti! Avete tutti dimenticato le chiavi! Prendi questo, ragno! Set completo! Stavolta mi sono superato. Got this, Spider-Man. Thanks anyway. This is Bonk Hotel. We're making our way over from here. Il fiore all'occhiello del ballo scolastico, distrutto in una lotta con Fisk. Una metafora della mia vita sentimentale.
Attenzione, segnalato inseguimento in corso all'area nord di Chinatown. Spider Peluche! Un designer ha creato questo prototipo per spingermi a chiedere i diritti d'immagine, ma non posso farlo senza rivelare la mia identità. Ok, puoi dire addio alla patente! Servizio in auto. Ancora, hanno un giro d'amicizia e di tutto rispetto per dei criminali. Fine della corsa! Sistemati. E vissero tutti felici e contenti. Yuri, mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Beh, intendo scoprirlo. Messaggio da Doc. Guarda, ha allegato un'idea per un gadget di Spidey. Però non smette mai di inventare. Wow, direi che può funzionare. Si legge. Prego. Ottimo! Doc sarebbe orgoglioso. Incredibile. No, lo so. Ma ricordo quando era un teppistello. Il boss lo prendeva sempre a calci nel DDR. Quella volta pensavo che il capo si è ucciso. Può anche darsi. Lenny sostiene che esistano diversi spagni. Non scherziamo. Ma c'è solo un terzo spagno. Voi siete nuovi, quindi vi spiegherò la regola numero uno. Mai effettuare una corsa in ritardo. Mai. Il boss pretende efficienza. Non tollera gli errori.
una volta un tipo. Avete sentito? Bene. Ho Spider-Man sul tiro! Per te è la fine! Cos'è questo schifo? Sei mio! Eccone altri. Spider-Man, abbiamo beccato quattro trafficanti d'armi nel raggio di tre isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. Ora basta! Tutti giù! È troppo in alto! Che bello, hanno chiamato i loro amici. Benvenuti alla festa! Toglietevi le scarpe prima di entrare, a meno che non siate senza calzini. In quel caso, beh, comprate dei calzini! Butta con un regalino dal capo! Ferito! Ora il colpo di grazia! Distruggiamolo! Qualcuno vuole reggerci? No, eh? Quello potrebbe essere un problema! Piombo! Ti ho messo cappello!
Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Fisca ha diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Se l'obiettivo è localizzare tutti i cantieri di Fisk, è il caso di ricalibrare il mio software di mappatura. Sarà sufficiente applicare una procedura di mappatura 3D alle foto di luoghi simbolici. E so da dove cominciare. Il caro vecchio Empire State. Amo questa città. Scattiamo una foto. Perfetta. La mappa dovrebbe essere ricalibrata. Da quando ho lasciato il Bugle fotografo poco. Ammetto che mi mancava. Devo fotografare altri luoghi simbolici. Il signor Lee. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto. La raggiungerò subito. Perfetto. A dopo. Perfetto. Ho qualche minuto libero. Vediamo cosa succede in città. Capitano Watanabe mi ha dato il suo numero dopo aver capito che poteva fidarsi di me. Sta rischiando grosso. Se scoprissero che mi aiuta, perderebbe il posto. Salve, signor Muggins. Se è per l'affitto. Signor Parker, questo è il mio terzo e ultimo avvertimento. La procedura è distratto. Aspetti, aspetti, mi pagheranno tra qualche giorno, posso... La procedura di sfratto sarà aperta venerdì, a meno che non paghi l'affitto entro sera. Buona giornata. Sì, buona giornata. Una rapina vecchio stile. Signor Lee? Peter, siamo pronti per la festa. Vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito.
spaccio di narcotici. Il luogo è Little Tokyo. Passo. Cosa sarebbe New York senza lo spaccio? Mai stato un fan della lobby farmaceutica. Ma lo spaccio nei vicoli è anche peggio. Al diavolo! E comerò ogni orco! Niente mi soddisfa di più di sventare una compravendita di droga. Un messaggio a Yuri e la polizia sarà... Dove ho lasciato la borsa? Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Peter. Ehi, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fargli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Beh, l'importante è divertirsi, no? Ah, mi diverto un mondo a bastonarlo. Nei tuoi sogni, sfidata. Vuoi giocare, Pete? Nocciolina che vince. No. La posta è troppo alta per me. Continuate pure. Ehi, Pete. Tutto ok? Ehi, Pete. Tua zia è una santa donna. Sono sobrio da 6 mesi. Me l'avrebbe detto. Ehi, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono soldi? No, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme, lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow. Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmi? Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori.
un messaggio di Yuki. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Good, Spidey. Don't worry about it. Non ti ho più visto alla festa. Sì, sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanche io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io... non so cosa dire. Oh, il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. Questo spider tracciatore non è mai stato abbastanza potente, ma ho adattato la tecnologia alle mie trappole di ragnatela, che si sono rivelate utili. Segnalato spaccio di stupefacenti in corso. Agenti in zona, procedete verso l'area di Bryant. Merda, avevate detto che l'insetto era in vacanza! Ehi ragazzi, avete le ricette per quella roba? Mi sfugge! Devo recuperare! Hai gli ammortizzatori scarichi! È la tua fermata! Da quanto tempo? Che maleducato! Fisk almeno teneva a freno gli aspiranti Push. Un attimo, che sto dicendo? Non è che mi manca. No. Ho scritto a Yuri di venirli a prendere. Dovrebbero inventare degli emoji di Spidey. Studiando questo frammento del costume di Shocker, ho capito come difendermi dai suoi attacchi. Purtroppo anche i criminali si aggiornano. Un brutto incidente. Speriamo stiano tutti bene. C'è qualcuno in quell'auto! Aiuto! Per favore! Ah!
resisti! Bene, sono riuscito ad aiutare tutti. Grazie. Denunciato un rapimento. Richiedo agenti nell'area di Columbia. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono, la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Non devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. Sembrano comodi avvolti nella ragnatela. Serve una tela dall'alto. Attento. Ora sta buono. Arriva qualcuno. Io a spazientirmi. C'è un'altra donna. Ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Yan Jing Zhen Da Dian, you kai le. Shidena. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga... Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo... Ehi, Pete! MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu, lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie.
Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che... a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so... magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa. Tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito, è crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakiemon Baku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune? Esatto. Il signor Fisk ha... un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera